Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Come vedete oggi siamo qui su Far Cry Primal. Ok ragazzi, da oggi iniziamo il walkthrough su questo gioco. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere l'inizio della storia. Ragazzi vedete, ecco siamo qui. Sta andando indietro, 1830, 20, 10, vedete. Ci sta riportando ai tempi preistorici nel quale è inventato questo gioco. Guardate come va indietro il countdown, vedete. E qui siamo avanti Cristo. Ecco qua, 10.000 avanti Cristo. Europa centrale. Godiamoci insieme la intro, ragazzi. Winja Mase Hasar Mase Janas. Il nostro sangue, nostro popolo. Tempo fa molti Wenja viaggiavano lontano. Poi alcuni Wenja trovano la terra di Oros praticamente. Quindi di vita, casa per Wenja. Ma pericolo arriva. Udam, guerrieri, mangia carne. Isila, maestri di fuoco. Porta una notte buia a Winja. Ora arriva luce. Evidentemente è passata lene. Nostri fratelli di Winja camminano con spirito forte. Urus cercano Oros, cercano noi. E questa qui ragazzi era l'intro proprio primaria del gioco. Devo dire una bella spiegazione. Bella la grafica ragazzi, guardate quanto è figo il mammut. Penso che dovremmo andare a caccia, spero non di mammut, perché non sarebbe una buona idea. Vieni Takkar. Ci chiamiamo Takkar. Ok, vediamo se posso iniziare io a giocare, sì. Mi abbasso, tanto i tassi li conosco perché sono i stessi di tutti gli altri Far Cry. Stai basso e segui l'alzo. Ok ragazzi, questa è la primissima missione. Dobbiamo stare basso e seguire l'alzo. Ragazzi, guardate quanto sono belli i mammut. Inoltre il DualShock vibra, proprio perché loro camminando fanno vibrare la terra. Quindi il DualShock sta vibrando, guardate qui. Tu Hadamas. Troviamo mammut piccolo. Voglio uccidere il mammut piccolino. Hai. Forza. Ok. Non è una buona idea. Viaggiano molti soli senza cibo. Uccidiamo mammut per mangiare o moriamo. Ecco mammut piccolo, pronto Takkar. Ora i nostri cacciatori spaventano con fuoco.
No, eccoli là, ragazzi, guardate. Stiamo buttando facce infuocate e ora dobbiamo andare a prendere il mammut. Qua dobbiamo eliminarlo, ragazzi, io sono finito le lance. Mi dispiace per il mammut, però ultima lancia, ecco qui. Attenzione, abbiamo altre lance, ragazzi, si sta difendendo. Proviamo a inseguirlo. Insegui la tua predatore per scattare. Ecco qua, ragazzi. Mi dispiace. Mamma mia, ragazzi. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Uccidi il mammut. Ok, ragazzi, abbiamo appena ucciso. Buona caccia, fratello. Qua possono mangiare per un bel po' di tempo. Mamma mia, ragazzi, tigre, la tigre, guardate che bella, la tigre dente a sciabola. Ecco qua, guardatela. Ecco qua. Attenzione, ragazzi. Mamma mia. È pericolosissima la tigre, ragazzi. Mi sa che qua, ragazzi, dobbiamo saltare. Infatti, ecco qui. Ci ha dato una zampata. Sono andato a sbattere anche contro l'albero, vedete? Si saranno frantumati non so quante ossa. E questo era l'inizio di Far Cry Primal. Allora, ragazzi, come inizio non c'è niente, niente male. Ottimo inizio, subito d'azione. Mi sa che il nostro compagno è quasi morto. No, fermare te, Takar. Trova terra di Orostro, fratelli Wenja persi. Ed è morto. Ragazzi, vedete, siamo rimasti, mi sa, gli unici vivi di questa tribù. Ecco qui, vedete, ha costruito la lapide per il suo amico. Comunque, ragazzi, abbiamo già ucciso un mammut piccolino. Abbiamo già affrontato, anche se non direttamente io, però abbiamo comunque visto già una tigre dente sciabola. Comunque, come qui ho avuto il trofeo, vedete, la via per Oros, che sarebbe la prima missione. Vediamo la mappa. Takar. Allora, ragazzi, vediamo un po' cosa devo fare. Niente, però non mi dà niente, ragazzi. Recupera le risorse per fabbricare un arco. Allora, ragazzi, qua vedete, devo prendere legno di ontano 5, 2 canne e ardesia 2. Vabbè, le canne non è un problema, basta che trovo qualche spacciatore. Ecco qua, già ho preso le canne. Ecco qua, le canne subito. La prima cosa che abbiamo trovato, ovviamente, non poteva che essere quella. Chiudiamo. Ah, ecco, ragazzi, l'ardesia. Potete premuto R3 per attivare la vista del cacciatore. Ah, ok, ragazzi, facciamo R3. Ah, ecco, vedete, ragazzi, con vista del cacciatore vediamo le cose che ci circondano. Qui ci sono ancora le canne che già abbiamo.
Qua che cos'è? Ah, ecco, vedete, il legno di ontano. E ne abbiamo tre. E questo dovrebbe essere l'altro. Ecco qui. Ne abbiamo 5. Ok, apriamo il menu e fabbrichiamo l'arco. Perfetto, ragazzi, abbiamo appena creato il nostro primo arco. Ecco qua, guardate che bello, ragazzi, si sta creando l'arco. Eccolo qui. Arco creato. Con le frecce. Ora io caccio, voglio cibo, voglio forza. Caccia. Allora, per cacciare con successo avvicinati lentamente alla preda e premi cerchio per abbassarti. Questo lo sapevo già. Poi tieni premuto R3, quindi per attivare la visione del cacciatore. Non avvicinati troppo, alcuni animali scappano se si accorgono della tua presenza. Chiudi. Ok. Allora, ragazzi, praticamente dobbiamo cacciare ora 3 capre. Quindi dobbiamo fare attenzione. A non fare troppo rumore. Ragazzi, io comunque prendo altri. Vedi, se trovo altri li prendo, così dopo posso, volendo, costruire un altro arco se questo si dovesse rompere o qualcosa del genere. Quindi comunque continuo a prendere le piante che mi trovo sulla mia strada. Allora, ragazzi, qua praticamente è tutta una caccia agli animali, almeno in questa fase iniziale. Andiamo un po'. Spingo R3 se riesco a trovare qualcosa, perché non vedo niente, ragazzi, sinceramente. Qua vedo l'ardesia, ma non vedo, ragazzi, capre o animali da Eccola, ragazzi. Invece era qui. Colpita. Allora, ragazzi, l'ho colpito, ma troppo debolmente. Infatti sono scappate. E noi dobbiamo inseguirlo. Vedete, ecco le tracce. Guardate le tracce che lasciano. Che con la vista del cacciatore riesco a vedere. E ragazzi, qua dobbiamo fare piano, perché dobbiamo riuscire a cacciare le capre. Qui ci vorrebbe Vittorio Sgarbi. Lui è un vero esperto. Eccole, ragazzi. Dobbiamo fare molto, molto, molto attenzione. Piano. Dobbiamo andare molto piano. Sì, non conviene avvicinarsi troppo, però non conviene neanche stare troppo distanti. La voglio buttare in testa. Eccola qua. Colpo alla testa, ragazzi. Fuori una. Mi dispiace, ma avevo scoia capra. Ecco qua, ragazzi. Scoiamola. Cura. Ok, ragazzi. Abbiamo preso per l'animale osso. Quindi ci siamo già curati un po'. Che, ragazzi, mancano 2 capre. Ovviamente l'altra è scappata quando ha visto che la sua compagna è stata uccisa. Nel frattempo prendiamo queste piante per costruire magari anche altre frecce per l'arco. Perché ora non so dove siano andate, ragazzi, le altre 2. Vediamo. Senza vista del cacciatore sarei perduto praticamente. Eccola là, ragazzi. Eccola là. Colpita, colpo alla testa, sono 2. Riscendiamo. Qui c'è la capra che avevo ucciso prima. Eccola qua. Scuoiamola. Ok. Abbiamo recuperato anche la freccia di legno.
Allora ragazzi, un'altra capra e abbiamo finito. Dovesse scappare da questa parte. Eccola lì. La vedo ragazzi. Forse però è un po'... Annulliamo il tiro perché ragazzi forse è un po' troppo distante. Quindi abbassiamoci nel frattempo. In questo caso me ne fotto del colpo alla testa. Miro così. Però non l'ho uccisa ragazzi. Oh sì. No ragazzi, non l'ho uccisa. Non mirando alla testa, non è morta con un colpo solo. Seguiamo le tracce. Ah no ragazzi, è morta dopo. È morta dopo ragazzi. È morta dissanguata dopo. Quindi è scappata per un po', ma poi non ce l'ha fatta più ed è morta comunque. Notte arriva, devo trovare riparo. Trovo un riparo e accendo un fuoco del campo. Ok ragazzi, allora mancano 125 metri, ti mi sto avvicinando, quindi proseguiamo. Sento strani rumori, mi sa che la tigre è da queste parti. Diventa sciabola, mi sa che sarà un nemico ostico fino a che non cercherò di ammaestrarlo. Continuo a prendere legno. Ragazzi, proviamo ad arrampicarci. Eccoci qui. Ed eccoci arrivati nella grotta. Allora ragazzi, ecco qua. Accendi il fuoco del campo. Ecco, vedete come si faceva tantissimi secoli fa. Pietra contro pietra. Ed ecco qui il fuoco che si accende. E ci riscaldiamo le mani, giustamente. Ecco qua, freccia, vedete? Opera di Wenja. Seguo tracce verso Wenja e Oros. Quindi abbiamo trovato la prima traccia. E qua è il checkpoint. Sentiero buio, faccio clava per portare fuoco. Ora puoi fabbricare una clava. Ok ragazzi, allora io stoppo qui questa prima parte del walkthrough. Quindi finisce qui il video per oggi. E ragazzi, prossimamente vi continuo a portare il continuo del walkthrough di Far Cry Primal. Ragazzi, fatemi subito sapere se questa serie vi piace, se il gioco vi sta piacendo, da queste prime impressioni, per chi non l'avesse già provato. Magari lasciate like o commentate dicendomi come vi sta sembrando il gioco. A me le prime impressioni sono comunque positive. Come vi avevo già detto nella recensione dell'unboxing, se non l'avete vista andatevela a vedere. È un po' diverso dagli altri Far Cry, però comunque non è male. Chi ama già conosce Far Cry non è male. Ok ragazzi, allora mi raccomando, condividete, come vi ho già detto, lasciate like, commentate. Noi ci vediamo col proseguo del walkthrough, qui sempre qui sul canale di Giochi Next Gen. Un saluto da Angelone 83. Bella.